15 giovedì vogliono rievocare i 15 anni in cui Rita condivise con il suo Signore i dolori della piaga sulla fronte, accettati liberamente per continuare nel tempo l'opera salvifica del Redentore Gesù. In tutto il corso della sua vita, la nostra santa mostra tutto il suo disprezzo per i beni terreni. Ne diede prova luminosa nella vita del secolo, quando ripeteva a se stessa di non essere fatta per la terra, ma per il cielo. Più chiaro segno ne dà dentro il chiostro, rinunziando a ogni bene ed alla stessa facoltà di possedere, non solo in realtà, ma ancora con l'affetto. Il suo cuore non si attacca mai a bene terreno, nessuno dei suoi sentimenti è mai legato ad alcun possesso. Anche tu, che vivi nel mondo, sei obbligata a distaccare il tuo cuore dai suoi beni. Non ti si impone la rinuncia a ogni facoltà, ma temi che gli onori e la cura ad accumulare ricchezze non ti allontanino dal cielo. Le ricchezze, i mezzi terreni e gli onori non ti servono giammai a commettere con più facilità il male, ma piuttosto ti siano occasioni di virtù e di merito presso Dio. Nulla ti gioverà avere guadagnato tutti i beni del mondo se avrai perduto l'anima. Privati di qualche cosa che non ti sia necessaria e per amore di Santa Rita distribuisci il prezzo in opere buone. Esaudisci, oh Santa Rita, esaudisci tu la nostra speranza e il nostro conforto, l'umile nostra preghiera. Quale abisso di miseria abbiamo in noi? Con la tua intercessione sana ed apri le nostre orecchie perché odano la voce di Dio. Sana ed apri i nostri occhi perché ne vedano i cenni. Sana e fortifica la nostra volontà perché sia decisa e forte negli ubbidirgli. Noi, fatti per il cielo, noi, eredi del regno di Dio, ci siamo abbassati sino al fango. Storditi dal frastuono del mondo, abbiamo ascoltato le voci che ci promettevano la felicità dei beni terreni, dimenticando la voce severa del nostro Padre, ammonente che nell'amore delle ricchezze perdevamo il suo amore. Deh, tu che provasti tutta la dolcezza dei beni celesti, infondine una stilla nei nostri cuori, ed allora nulla più cureremo, nulla sarà capace di muoverci dal loro acquisto, e i beni materiali non saranno da noi cercati anche a prezzo della religione, della giustizia e della carità. Sia splendido trionfo della tua grazia che si rendano tutti amanti del cielo, coloro che finora non cercavano ed alienavano se non alla terra. E così sia. Prega per noi, Santa Rita, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, che ti degnasti di concedere a Santa Rita il gran dono di amare i nemici e di portare nel cuore i segni del tuo amore e sulla fronte i segni della tua passione, concedi a noi, per la sua intercessione e per i suoi meriti, di perdonare i nostri nemici e di meditare i dolori della tua passione, così da conseguire il premio promesso ai miti e a quelli che piangono. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.